Un carissimo saluto e ben ritrovati in questo nuovo appuntamento con Target, il vostro salotto virtuale, lo abbiamo ripetuto, il vostro salotto virtuale per tenervi compagnia comunque ancora una volta questa settimana con Target, Televideo Agrigento, l'LCN 92 del digitale terrestre in tutta la Sicilia e parte della Calabria meridionale, per continuare, per proseguire il nostro lavoro, il nostro appuntamento con questo filo conduttore del Covid-19 e l'emergenza. Adesso entreremo in fase 2 e c'è qualcuno che è contento, qualcuno che è meno scontento. Certo, la cosa principale è che questo coronavirus se ne vada al più presto possibile, che l'Italia e il mondo riprendano a navigare come sempre abbiamo fatto, che ritorni l'allegria. Purtroppo non potremo mai dimenticarci dei tanti morti, però insomma la vita deve continuare e spero che continui nel migliore dei modi. Anche questa sera abbiamo degli ospiti, parleremo di cose relativamente importanti per non solo personalmente, insomma, per quello che rappresentano i miei ospiti, ma anche per le tematiche che sicuramente coinvolgono un bacino abbastanza ampio di utenti. E voglio presentarvi di subito. Iniziamo con Alfonso Buscemi. Tra qualche giorno è proprio il 1º maggio, la festa dei lavoratori, un 1º maggio particolarissimo che nessuno sicuramente si aspettava di poter trascorrere così. Lui è il segretario generale della CGIL. Grazie segretario e benvenuto. Grazie a voi. Continuiamo con Gaetano Scorsone. Lui è l'ideatore della festa della legalità che da 12 anni si tiene a Favara e ha dovuto fare anche lui di necessità virtù, Gaetano, e programmare tutto in streaming. Anche lui farà una festa della legalità collegati con telefonini, con i PC, insomma, tutto quello che le associazioni potranno dare in questo contributo. Parleremo delle emergenze Covid e naturalmente delle prospettive, soprattutto economiche, per un settore importantissimo e trainante dell'economia non solo siciliana ma italiana. Credo che il PIL della balneazione vada intorno al 15%, diciamo balneazione, turismo, in tutta Italia, anche in Sicilia soprattutto. Un esponente molto conosciuto di questo settore, uno dei soci di Oceanomare, Peppe Vita. Eccolo Grazie, presente. buonasera a Poi tutti. parleremo di un altro settore che forse sarà tra gli ultimi a riprendere una crisi veramente drastica per i parrucchieri, per gli acconciatori, per i barbieri, per i hairstyle, come uno dei più in voga del nostro territorio, Guido Ruggero. Eccolo lì, Buonasera. grazie. E naturalmente avremo anche un occhio, uno sguardo e un'attenzione particolare un po' per tutti noi, perché consumatori lo siamo tutti e anche diciamo, queste problematiche del Covid ci colpiscono come consumatori. Lui è consigliere nazionale di Consumer Italia e l'avvocato Giuseppe Di Miceli. Questa è la nostra Buonasera camera virtuale, questo è il nostro salotto di Target e iniziamo subito allora una brevissima presentazione per far sì insomma che i nostri telespettatori vi conoscono, lo sanno già chi siete, ma è giusto che ci sia una presentazione seppur virtuale. Segretario Buscemi, chi lo doveva dire il 1º maggio? Come lo facciamo? Così in streaming, come lo facciamo? Lo facciamo intanto con tanta tristezza nel cuore per le tante morti che il nostro paese registra. Lo facciamo con la grande difficoltà di sapere che se negli ultimi anni il lavoro è stato in crisi, il lavoro è cambiato, quest'anno il lavoro in tanti lo hanno perso, in tanti rischiano di perderlo. Quindi un 1º maggio con tutte queste difficoltà, ma che comunque ci lascia la forza di sapere che ora più che mai bisogna puntare a cambiare in Italia le priorità. La priorità non deve essere più la finanza, la priorità deve essere il lavoro. Quindi un 1º maggio diverso, un 1º maggio che non potremo fare nelle piazze come ci piace fare, condividere con i cittadini e con i lavoratori, ma certamente un 1º maggio che deve rilanciare
la grande potenzialità del nostro paese, che in questo momento sta trovando tutte le difficoltà legate a questa epidemia e alla facilità con cui questa epidemia si propaga. E di conseguenza, tutti insieme aspettiamo davvero una fase 2, perché questa fase 2 è molto avvilendo, come credo sia giusto, perché non ci Ne deve parliamo essere dopo della fase nessuno. 2, grazie segretario, ne parliamo dopo, quindi un 1° maggio che ci deve far riflettere. Una comunicazione tecnica per i miei ospiti, chi non parla per favore deve staccare l'audio, così insomma abbiamo anche un sentire un po' meglio. Lo dicevo all'inizio, c'è una bella manifestazione da 12 anni a Favara, la festa della legalità, Gaetano Scorsone 12 anni fa in sordina, adesso invece poi nel proseguo degli anni ufficialmente col comune di Favara e tutte le grandi istituzioni provinciali e le associazioni. E anche Gaetano Scorsone alla festa della legalità ha dovuto fare di necessità virtù, armi e bagagli, anzi computer e cellulare e via. Gaetano, che festa della legalità sarà questa? Carissimo Giuseppe, io posso soltanto dire e confermare che sino al 15 aprile praticamente la festa della legalità, come ogni altro evento o manifestazione che era stato messo in cantiere, diciamo non solo per Favara ma per le varie comunità, si trovava in stand-by proprio per la sopraggiunta inaspettata emergenza sanitaria da Covid-19. Se diciamo quest'anno riusciamo e abbiamo realizzato un bellissimo programma nel giro di pochissimi giorni, lo dobbiamo innanzitutto alla capacità organizzativa, allo spirito di servizio di un giovane di Favara, Angelo Airò Farulla, che giorno 15 mi telefona stimolandomi a che la festa della legalità non passasse inosservata. Perché consapevole lui da giovane, da osservatore esterno, e questo non può che farci che onore, perché significa che tutti gli sforzi che abbiamo compiuto nei vari ambiti della cultura, dell'informazione, dell'associazionismo, significa che questi sforzi, questi semi attecchiscono nella coscienza dei giovani. Mi proponeva appunto che non doveva passare inosservata proprio per non interrompere questo percorso che Favara ha iniziato 12 anni fa. E da lì, in pochissimi giorni, è venuto fuori il coinvolgimento di 60 realtà, fra le più positive e virtuose di Favara, che hanno, diciamo, sono giunte a redigere un programma che è di tutto rispetto. Vuoi vedere, Gaetano, che in questa settimana ci sarà più pubblico, più partecipazione che nei 10 anni precedenti? Ce lo Probabilmente auguriamo. ce lo auguriamo, perché Ce lo auguriamo. la finalità di un evento, di una manifestazione come la Festa della Legalità è quella proprio di far sì che, diciamo, si riscopra una coscienza civica migliore, più partecipativa, orientata più all'impegno diretto, perché si scolpisca bene nella mente di ognuno di noi e soprattutto anche nel cuore di ognuno di noi che il futuro ha bisogno dell'apporto di tutti e ogni E per quella comunità. legalità e anche nelle piccole cose, nella quotidianità dei nostri giorni. Esattamente. Parleremo con te del calendario che avete preparato, insomma, magari non lo snoccioleremo tutto per intero, ma i punti Certo. salienti, gli appuntamenti, insomma, quelli proseguiamo, dicevo, con il turismo balneare, ma anche quello dell'enogastronomia. Oceano-mare e entrambe le cose, la ripartenza che è un po' azzoppata, Peppe Vita. Ma è una ripartenza annunciata che comunque si annuncia tra mille difficoltà. Intanto non si sa ancora una data certa, quindi questa. Poi non ci sono nemmeno le modalità con le quali riusciremo a ripartire. Il nostro è un locale che
ospita al suo interno diverse tipologie di intrattenimento, dal bar tipico delle colazioni al mattino, al pub la sera, all'aperitivo, piuttosto che poi in estate all'attività balneare, che è un grosso impegno, e poi a quelle che lasceremo da parte sicuramente per il primo periodo, che saranno quelle che sono quelle che si riferiscono all'attività di intrattenimento concertistico, di danza, che penso che vedranno la possibilità di riprendere, sicuramente non tra breve, ma quando ci sarà la possibilità di poter avere delle distanze interpersonali che consentano anche un contatto. E questa Io parlavo di la punto vediamo interrogativo e lunga. qui, insomma, credo che sia proprio grande il punto interrogativo. Ce ne sono tanti, è soltanto un punto interrogativo per adesso. Ti devo dire, noi abbiamo cominciato a fare quello che ci è consentito fare in questo momento, cioè stiamo preparandoci e predisponendo lo stabilimento per l'accoglienza di una dei nostri clienti, ma non sappiamo ancora né quando né come, con che modalità potremmo accoglierli. Siamo tutti in stand-by in questo momento. Dico subito, insomma, abbiamo delle notizie, almeno piccole notizie buone. Sentivo che la Regione Siciliana ha, almeno la Commissione, ha approvato un decreto con il quale prolunga le concessioni fino al 2033, questo magari Era per dare più sicurezza, ecco. questo era un provvedimento che era già stato preso in virtù di un procrastinare delle scadenze della Bolkestein, ma è una cosa che non Anche c'entra nulla con per il chi voleva fare coronavirus. degli investimenti, perché Sì, aveva necessità di avere dei certo, prestiti, ma e poi sembra che non vi oggi. fanno pagare il canone 2020, così dicono. Non so, ma anche lì siamo per ora, per sentito dire, sulla carta c'è poco. Se poi andiamo a vedere che tutto quello che fino ad oggi è stato messo sulla carta rimane nell'ambito dei verba volant, perché dal punto di vista della cassa integrazione dei nostri dipendenti, a fronte di 37.000 domande presentate in Sicilia, ne sono state evase soltanto 500. Questa cosa significa che poi tutti ci troviamo in grandissima difficoltà, sia i ragazzi e le persone che Continueremo lavorano. questo discorso, Lo però anche continueremo dopo. Peppe, pensando anche un po' in positivo, dai, Sì. Beh, se chiediamo non pensassi in positivo, a quest'ora non sarei bene, dritto. Io conosciamo i nostri sono ancora. altri ospiti. Lui è uno dei, beh, io preferisco chiamarlo parrucchiere, adesso ci usano magari termini inglesi, termini un po' più sofisticati, però il parrucchiere, insomma, è poi anche l'amico, il confidente, il tutto della donna, Guido Ruggero, tra i più acclamati, non solo a Favara, ma in provincia. Però ti prego, Guido, non guardare i miei capelli, grazie. No, no, buonasera, buonasera a tutti. Come dicevi tu, sono un parrucchiere orgoglioso di appartenere a questa categoria che, ahimè, in questi giorni è in protesta. In protesta perché, come avete sentito, ci è stata data questa data, scusate il gioco di Siete un parole, po' gli ultimi a partire, sì. il primo giugno, pur Appunto. diciamo avendo trovarci già pronti per affrontare questa nuova emergenza nel migliore dei modi. Pensavamo infatti di poter aprire quantomeno verso l'11 maggio, avevamo già adottato tutte le disposizioni che c'erano state date, ma purtroppo dobbiamo accettare questa notizia e aprire il 1º giugno. Certo, Molti miei questo colleghi. vi penalizza perché già da 2 mesi siete fermi. Fermarvi un altro mese e magari qualcuno come me che ha bisogno di un'aggiustatina ai capelli può rivolgersi a qualcuno che viene a casa. E questo è il problema che ci poniamo in questi giorni, perché l'abusivismo purtroppo potrebbe, diciamo, essere un aggravante in questo periodo e potrebbe soprattutto veicolare i contagi del virus. Poi Sarebbe, diciamo, parleremo da show. anche, certo, Guido, parleremo anche di come vi state predisponendo, no? Anche voi dovete Certo. sicuramente adottare degli accorgimenti perché il vostro è un contatto diretto, insomma, dai, il parrucchiere, il Direttissimo, noi barbiere, lavoriamo vis-à-vis. l'estetista.
Appunto, quindi magari come pensate di potervi adattare a questa emergenza? Conosciamo, beh, conosciamo, lui è conosciutissimo, il nostro ultimo ospite, delegato consigliere, anzi, nazionale di Consumer Italia, Giuseppe Di Miceli, e abbraccio un po' tutti, no? Come diceva all'inizio, avvocato, consumatori lo siamo un po' tutti, oltre che consumatori siamo consumati, scusami la battuta con questa emergenza Covid. Peppe, il microfono, hai acceso il microfono? Ok, ora Eccomi, vedo scusa, bene. sì. Sì, perfetto. Okay. Dicevo, proprio perché hai pienamente ragione, consentimi di ripetere la tua frase, siamo tutti consumati. Consumati nel senso che io vedevo gli altri ospiti, al di là di chi è un imprenditore o un artigiano, un professionista, vedo l'organizzazione della CISL, della CGIL, chiedo CGL. scusa, CGIL, non me ne voglia il segretario generale, però dico, comunque come sindacato, anche noi come associazioni, ci stiamo interrogando su come poter assistere e gestire i nostri iscritti, i nostri utenti, perché attenzione, il problema è generale ed è di tutti. Io sotto l'aspetto legale mi consultavo ieri sera con un collega se era il caso di installare sulle nostre scrivanie, può sembrare una battuta, ma di fatto non lo è, una lastra di plexiglass per evitare, per avere l'incontro materiale con l'utente, perché non tutti possono agevolmente colloquiare con il professionista, con il proprio avvocato tramite videoconferenza. E occorre la presenza fisica. Tenete presente che noi svolgiamo anche un ruolo delicato, che è quella dell'assistenza del diritto di difesa del cittadino. Quindi partendo dalla tutela del consumatore, ma finendo a problematiche un po' più complicate a volte, di natura e di carattere personale, è chiaro che dobbiamo anche noi poter azionare ogni strumento utile per salvaguardare la salute nostra e del nostro cliente, ma nello stesso tempo salvaguardare quella che è anche il suo, ripeto, principio di difesa, e che in A questo proposito momento. di difesa, adesso che Covid siamo fermi da 2 mesi, non c'è niente, insomma, bollette, contenziosi, tutto messo da parte, insomma, praticamente non hai lavoro, Peppe. No, non è proprio così, Ah, anzi, no? no, assolutamente, perché innanzitutto la sospensione forense è arrivata dopo tempo, quindi con effetto retroattivo, però dopo tempo. Quindi all'inizio noi avvocati non potevamo andare in tribunale perché avremmo fatto assembramento, però no, quando il cittadino riceveva un ricorso doveva presentare un'istanza. O depositare degli atti per avviare un procedimento giudiziario, non c'era nessuna sospensione, quella è arrivata dopo 10 giorni. Quindi noi eravamo Ma costretti adesso le o bollette che ci legati in arrivano le tribunale possiamo a mettere da ricevere. parte? Le possiamo mettere da parte le bollette, i solleciti, i pagamenti, le ingiunzioni? Le No, accantoniamo o no? per quanto Prima riguarda sì o no e poi ti faccio approfondire. ni. Ni. Vabbè, poi ci spiegherai questo ni allora, va bene. Ci tieni così in sospeso, ecco, ci tieni in sospeso. Bene, come avete visto, gentili telespettatori, insomma, gli argomenti sono veramente interessanti su quella che è la puntata di Target di questa sera. Vorrei un insieme generale dei miei ospiti, grazie al mio tecnico di fiducia, perché insomma veramente stiamo affrontando alcuni argomenti importanti. Sapete, Target non è in realtà un vero e proprio approfondimento, ma è nel mettere in evidenza la notizia, comunicarla e poi magari in altre occasioni ci sarà un approfondimento maggiore. Segretario Buscemi, insomma, un po' tutte le branche del lavoro sono in realtà state toccate. Ecco, diciamo, se consideriamo i supermercati, chi vende la frutta, le farmacie, e poi non so, i tabacchi e poi tutti gli altri. Più o meno, insomma, hanno dovuto o stanno ancora subendo uno stop, una purtroppo triste mazzata per i lavoratori e non solo, devo dire in questo momento anche per gli impresari, per le partite IVA, per il lavoro e l'economia in genere, ecco. Il microfono, il microfono.
Aziona il microfono, Alfonso. Purtroppo sì, dicevo, è un Ecco. problema che accomuna tutti, nessuno escluso, con il particolare che nella nostra provincia la nostra condizione socio-economica si poggia quasi per intero su artigiani, su piccoli imprenditori. Noi non abbiamo le grandi industrie di produzione. Noi abbiamo tanti piccoli artigiani, tanti artigiani, tanti imprenditori che ci mettono la loro passione, quello che riescono a fare, tutto legato in particolare a settori dove oggi pagano un costo più alto. Prima due dei nostri intervenuti sono stati citati come esempio, il turismo. E anche quindi l'artigiano, il parrucchiere, questi pagheranno un costo altissimo perché nel tempo, diceva il dottore Vita, non sono neanche in condizione di potersi programmare e quando poi apriranno ci sarà un problema di capire anche se il cittadino può uscire, perché se domani fanno aprire il parrucchiere e non fanno andare lei che ci tiene così tanto, ma anch'io non me ne voglia, ho di bisogno di uno, avranno costi importanti inutilmente in aggiunta. Vede, è stata citata anche la regione Sicilia. È un disastro. Si dovrebbe vergognare il governo della regione Sicilia, si dovrebbe vergognare per quello che non ha ancora messo in campo. Se da un lato a livello nazionale sono state messe in campo alcune piccole cose che non trovano soluzione ai nostri problemi, ma viva Dio, le 600 euro alle partite IVA, le 600 euro ai disoccupati di certi settori sono arrivati nell'arco di una settimana. Come pensano questi signori al governo regionale di dare una risposta a tutti coloro che oggi per 2 mesi non hanno un centesimo, ancora non hanno saputo neanche trasmettere le pratiche della cassa integrazione in deroga all'INPS? Si dovrebbero vergognare. 150.000 lavoratori che non sono in grado di prendere un centesimo. Quando pensano loro di dare un ristoro? Noi, a proposito delle associazioni di consumatori, assistiamo ogni giorno a famiglie che dopo 20 anni che pagano onestamente e puntualmente l'affitto della casa, questo mese non riescono a pagarlo e hai voglia che c'è il blocco dello sfratto e hai voglia che ci sono tanti che probabilmente non sono in condizione, non vogliono registrare contratti e quindi fanno pressione per mandarli fuori di casa perché non hanno i soldi per pagarsi l'affitto. Allora, in questo contesto, la regione che fa? Quando pensa di mettere in campo delle risorse mirate per sanificare i locali, queste aziende che devono aprire, con il disastro economico che stanno ricevendo giorno per giorno, quando glieli vogliamo dare quattro soldi per ristrutturare i locali, perché questi hanno bisogno di reinventare un locale. Se devono mettere ad esempio i parafiato, se devono cambiare i tavoli, se devono mettere la distanza che la norma di sicurezza, quando glieli diamo i soldi a questi? Certo, anche perché insomma non può e non deve gravare tutto su chi investe, su chi lavora. L'intervento pubblico è essenziale e non basta dire ti do le 600 euro oppure ti do un prestito, anche perché poi il prestito lo devi pagare. Eventualmente dovrebbe essere un fondo perduto vista la grande emergenza Covid. Io aggiungo un fondo perduto perché se tu li indebiti questi non escono più fuori, perché non dimentichiamo che tutte le agenzie serie e meno serie parlano sempre del tessuto socio-economico di Agrigento come uno dei più disastrati, sempre gli ultimi in tutte le classifiche. E allora in questo contesto tu gli dai soldi a fondo perduto, io aggiungo finalizzato a investimenti per il rilancio delle attività. Perché se noi Certo, glieli per diamo e ripartire, per fai quello poter che vuoi, ripartire. probabilmente è uno sperpero di denaro. Allora io te li do per metterti nella condizione di riprendere l'attività lavorativa e viva Dio, magari ritorna ad assumermi il personale che avevi, e allora è un investimento.
Qui noi abbiamo un problema laddove i sindaci hanno delle risorse mirate sui servizi socio-assistenziali, la 328, milioni di euro fermi che non li spendono. Abbiamo detto, guardate che c'è una norma che ti consente di rimodulare questi servizi. Ti vuoi convocare i distretti socio-sanitari? Non si sono degnati non solo di non convocare i sindaci per capire come poter utilizzare questi soldi, non hanno dato risposta. Allora, Sicuramente ci vorrebbe magari una o le concertazione istituzioni un po' più. fanno. Prego, prego, continua, finisci il discorso. Ho finito dicendo che le istituzioni tutti devono prendersi di coraggio, capire che qui non c'è più tempo da perdere, fare sino in fondo la loro parte e per quella che è la loro parte, pigliare le risorse fresche, metterle a disposizione. Da un lato ai lavoratori che non prendono più soldi da mesi e dall'altro gli imprenditori che devono essere messi nelle condizioni di rilanciare l'attività o di essere pronti tra un mese per il rilancio della loro attività. Bene, mi fa piacere che il sindacato parli in questo modo, non solo guardando il lavoratore, ma guardando anche il datore di lavoro. Io all'inizio ho presentato 5 miei ospiti, in realtà sono 6 perché adesso c'è un piccolo spazio dedicato a Unicurs e questa è la pubblicità di Target. Bene, rieccoci qui in studio, in questo studio virtuale di Target al tempo del Covid-19. Peppe Vita, che cosa vi aspettate quindi voi come intervento pubblico? Dicevamo un prestito a fondo perduto, un investimento, una indicazione, soprattutto quello di iniziare a lavorare. Insomma, voi che siete quelli sul campo e avete sicuramente il polso della situazione. Anche il sindacalista diceva che magari i tuoi dipendenti in cassa integrazione ancora non hanno preso un centesimo, se è così. Beh, questo lo anticipavo anche io nell'intervento di prima. Su 500 domande sono state evase oggi a fronte di 37.500 dalla regione siciliana, la quale riesce a partire penultima nella regione d'Italia. L'ultima è la Sardegna, che è partita addirittura 3 settimane dopo la Toscana, che è stata quella più virtuosa. Quello che ci aspettiamo noi certamente non è quello che ci daranno, perché, come giustamente si evidenziava, qua servono dei provvedimenti, dei soldi a fondo perduto, che diano la possibilità di ripartire. Ci sono dei prestiti che sono stati in qualche maniera attivati per le aziende che prevedono comunque un ritorno di questi denari in 6 anni, a partire però dai 20, dopo i primi 24 mesi, che come sottolineava giustamente il sindacalista della CGIL, sono sempre soldi che vanno ritornati, sono sempre denari che bisogna anticipare a fronte di investimenti che dobbiamo fare. Senza sapere quale sarà la risposta effettiva della nostra clientela, della gente, se qui si continua a non capire che con questo virus in un modo o in un altro bisogna conviverci e cercare di limitare i danni, ma che bisogna avere il coraggio di fare ripartire la produttività di una nazione intera, non soltanto della Sicilia, non soltanto di un settore. Noi non dobbiamo capire che non siamo nelle condizioni di poter chiedere alle aziende italiane, alle aziende siciliane di stare 6 mesi, 8 mesi in stand-by con i posti, con la distanza di un metro, con
i posti contingentati dentro e con comunque quel carico di personale che è quello che serve, minimo che serve per fare funzionare un'attività. Io devo Ma comunque poi, avere un scusa Peppe, cuoco. le persone devono venire, ecco. Cioè io La gente deve venire, mi devo certo. sentire sicuro se io magari vado a Certo. fare la fila al supermercato, mascherina, guanti, mi guardo un pochettino per andare Chiaro che a sì. Oceano Mare a farmi Ma è l'aperitivo, mi chiaro che devo sì. sentire sicuro, Ma altrimenti non è chiaro c'entro. che sì. Quindi di fronte a questo, quello che noi ci aspettiamo, per tornare alla tua domanda e per essere preciso, quello che noi ci aspetteremmo è una burocrazia snellita, ma snellita all'essenziale, al minimo, domanda-risposta. Qua abbiamo visto che già alla richiesta dei prestiti che ci sono stati proposti, doveva essere una cosa immediata col 100% dello Stato che garantisce entro fino a un massimo del 25% del fatturato dell'anno precedente. Già per attivare questo ci vogliono settimane. E doveva essere una cosa immediata per attivare le pratiche di cassa integrazione. Io sono realmente molto preoccupato. Ogni giorno io sento al telefono i miei dipendenti che mi dicono: io lo so che sei in difficoltà, ma io sono con 11 euro in tasca, io sono con 50 euro in tasca, io ho una figlia, io ho una famiglia da campare, io ho un affitto da pagare. Le bollette continuano ad arrivare, le utenze si continuano a pagare. Lo Stato in questo dovrebbe essere più presente. Intanto, sburocratizzazione e facilitazione a chi deve andare ad investire i propri denari, deve avere il coraggio di quello che è rimasto dei propri denari, comunque la volontà di mandare avanti le cose. Facilitando la possibilità di avere un accesso a una produttività che sia, non dico quella che era una volta, ma che quantomeno che sia redditizia, ecco, che non ci porti a dover lavorare per perdere soldi. Questa è una cosa che vedremo facendoci quattro conti in tasca. Quando noi sapremo esattamente quali sono gli ambiti all'interno dei quali ci dobbiamo muovere, quali sono i paletti che verranno messi per la sicurezza sacrosanta, non soltanto dei clienti, ma anche del personale, anche nostra, dei nostri figli. E allora potremo capire, conti alla mano, se conviene riaprire e se, oppure se conviene, ahimè, chiudere le sale cinesche e chi lo può fare, aspettare tempi migliori, perché oggi ti Certo, non è garantisco che ti che. puoi mettere a produrre mascherine, no, sto No, facendo no, una no, e oggi ti battuta. dico, infatti faccio un Alcune industrie hanno esempio, riconvertito no, il dico, loro. esatto, ti faccio un esempio chiarissimo, se la capitaneria, il demanio, non la capitaneria, voi avete un compito di controllo, ma se se il demanio a livello regionale ci chiede di distanziare gli ombrelloni, ma non ci dà più spazio, naturalmente non facendocelo pagare, ci costringe ad aprire un'attività che avrà un quarto delle utenze degli anni prima, con gli aggravi che sono gli stessi per il carico di lavoro del personale. Anzi, personale ne dobbiamo prendere di più se abbiamo più spazio, se abbiamo. Invece di Diventa un guadagnare po'. si perde, insomma, Eh ecco, no, e scusa allora la battuta un po'. a quel punto ti fai due conti, ti chiami i ragazzi e gli dici: io purtroppo No, non io dire devo questo, chiudere. Peppe, non dire questo Quello che perché non non vorremmo dire, possiamo ma sai, stare senza Oceano Mare. Ti di immagini tu fronte. il No, ma io lungomare guarda, dico San che Leone senza Oceano nessuno. Mare? Lasciamo stare Assolutamente. Oceano Mare, lasciamo stare Oceano Mare, che è l'ultimo dei problemi per tutti. Io penso Ma che vabbè, la nessuno di noi categoria, certo, della possa stare senza balneazione. lavoro, senza lavoro. Perché Certo. comunque Bene. se si chiudono le imprese, più imprese chiudono, meno gettito fiscale, meno certezza di andare a pagare gli stipendi, le pensioni. Insomma, se E il denaro, meno la denaro gente gira lavora, su tutti i campi, su c'è tutti i tutto lì, campi, quindi. sicuramente. Bene. E Gaetano, volevo dirti prima magari di affrontare il programma che avete preparato, cioè nel senso che legalità è anche questo, giusto? Legalità è il lavoro, legalità è sicurezza, legalità è poter portare avanti dignitosamente la famiglia. Questo è il programma che magari poi snoccioleremo dopo. Gaetano Scossone. Sì, praticamente ho ascoltato con interesse gli interventi degli ospiti e si è rafforzata in me ancora di più la convinzione che
La legalità non è affatto qualcosa di astratto, qualcosa che l'immaginario collettivo porta a determinati ambiti, quello giudiziario, quello inquirente, ma diciamo così, è un percorso, diciamo, di coscienza, è uno stato di coscienza, è un percorso che deve essere fatto, è caratterizzato da un impegno costante, perché nel momento in cui, per tutta una serie di motivi, si assopisce questo importante stimolo, che è quello all'impegno, che poi per cascata si traduce all'impegno, alla legalità, alla cittadinanza, alla responsabilità attiva, ad approfittarne sono sempre i poteri forti. Si citava la finanza, si citava, diciamo così, possiamo citare benissimo anche tutta una serie di forze oscure che non aspettano altro che, diciamo così, la società civile vada in sofferenza per poter espletare la malefica azione speculativa e quindi a realizzare degli arricchimenti che, ricondotti poi sempre ai soliti noti, non porterebbero mai le comunità a quello sviluppo che, diciamo così, l'amico sindacalista o gli amici imprenditori, diciamo, anelano assieme alla società civile. Ecco perché dico, la legalità deve essere una preziosa un prezioso valore a cui tutti dovremmo contribuire per una maggiore diffusione. La festa della legalità non ha la pretesa o la convinzione di, con il colpo di bacchetta magica, di risolvere questo o quel problema, ma Però fa un focus della situazione e del suo contributo nel territorio sicuramente lodevole da condividere in tutto. diciamo così, la cocciutaggine, se mi permetti il termine, di portare avanti questo percorso che negli anni ha aggregato delle forze, diciamo così, positive via via sempre maggiori, per far sì che possano essere migliorate e sanate le difficoltà del presente, con il contributo di tutti. Perché se basta anche un semplice vuoto, e quel vuoto viene automaticamente coperto non da una forza positiva, da una forza negativa. Perché, tra Non parentesi, dobbiamo non c'è. lasciare spazio allora, Gaetano. Giuseppe, non ci sono solo i virus tipo Covid-19, cioè microbiologicamente parlando, ma ci sono tutta una serie di virus figurati che approfittano proprio di queste situazioni per, diciamo così, occupare spazi e portare e mantenere in uno stato di sofferenza cronica le nostre comunità. Parliamo un po' adesso allora del programma che avete preparato, ecco. Si inizia quando e con che cosa? Iniziamo giorno 4, lunedì, praticamente con un cerimoniale, diciamo, di apertura nel corso martedì, quindi lunedì 4 mattina, sempre Lo stiamo vedendo anche noi, sì, ecco, lo stiamo vedendo anche noi. con percorso streaming, lì sarà un'occasione per mandare in onda e, diciamo, raccogliere gli incoraggiamenti e i saluti che le autorità istituzionali avranno sentito di mandare al nostro indirizzo. E al tempo stesso, diciamo così, consegneremo anche la seconda targa legata alla memoria di un nostro compianto concittadino, Salvatore Cucchiara, bravissimo vigile del fuoco che è venuto a mancare, come si ricorderà, qualche anno fa, proprio Insomma, mentre proprio mentre faceva giovanissimo, sport lì delle turistiche. mentre stava rientrando da un'attività di jogging, e quindi la famiglia, proprio per far sì che figure come quella del buon Salvatore possano essere fissate nella memoria collettiva della comunità, ha predisposto questa targa che di volta in volta viene assegnata a quella donna o quell'uomo che si sono particolarmente distinti nella nostra comunità, non solo nella famiglia, ma anche nel lavoro, nella fede e nell'impegno sociale. Quest'anno la targa sarà assegnata, naturalmente c'è un tavolo tecnico che sovrintende, applicando il principio della condivisione delle scelte alla determinazione, diciamo, alla designazione delle figure. Quest'anno questa targa sarà assegnata al professor Salvatore Urso, che tutti conosciamo perché per il suo impegno nella divulgazione della cultura della donazione e del trapianto degli organi Dell'AIDA, certo, in veramente live. Sì, 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 sì. un impegno encomiabile, veramente.
Quindi poi snoccioleremo fino al 9 e degli incontri. Ho letto che ci sono anche dei contributi, chiamiamolo così, ecco, teatrali, delle recite, delle vere e proprie performance, degli incontri, chiamiamoli così, ecco, dei convegni, il tutto legato al tema legalità, però visto da diverse angolazioni, Gaetano. Infatti, sono, diciamo così, diversi focus on, diciamo, su problematiche di estrema attualità che hanno visto all'opera i centri culturali e le associazioni di volontariato della nostra città prodigarsi proprio per offrire il meglio. Fra gli ultimi, senza nulla togliere a tutta alla qualità di tutti gli altri eventi. In ordine di tempo, l'ultimo che è arrivato ci dà l'esatta misura delle potenzialità del sistema che stiamo utilizzando anche noi stasera per questa interessante trasmissione. La professoressa Arianna Vassallo mi diceva che stanno preparando e hanno già quasi completato un video prodotto da ben 25 ragazzi tra musici e cantanti, che sono in rappresentanza di tre generazioni diverse del liceo scientifico Martin Luther King, che si trovano non a Favara, ma diciamo distribuiti sul territorio nazionale per motivi di studio, per motivi di lavoro, che grazie allo strumento, diciamo così, che stiamo utilizzando, hanno risposto alla chiamata della legalità, si sono riuniti sotto le insegne della legalità, ma soprattutto per testimoniare il loro impegno e la loro dedizione a Favara. Bene, Quindi poi questo per magari ti darò un altro po' di tempo per un'altra piccola pillola di quello che è il programma che TVA naturalmente si impegna anche a veicolare attraverso poi i canali normali della comunicazione e del notiziario. Perché vorrei grazie. ritornare a Peppe Di Miceli e al Consumer, perché ristavo un po' a così, a Vilanza, avvocato Di Miceli. Cioè, io ho sentito parlare che in questo momento, diciamo, le banche non ti chiamano, il comune dice vabbè, poi mi paghi, l'agenzia delle entrate può dire vabbè, aspettiamo. Il ni che vuol dire? Che qualcuno è bravo, qualche altro è cattivo? Il mio vuol dire che la legalità parte dal rispetto delle regole giuste. Io mi riaggancio all'espressione usata dal dottore Scorsone, un inciso, Ponsone era aderito alla festa della legalità proprio secondo questo principio. Perché dico questo, caro Peppe? Dico questo perché nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, e come dice bene il dottore Buscemi della CGIL, questo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per quanto poco rispetto a tutto il resto, ha fatto. C'è ancora tanto da fare, c'è da programmare, come diceva bene il dottore Vita, l'avvio delle attività, perché è troppo facile dire 1, 2, 3, partenza. Partenza, dove vai? Chi concorre? Chi arriva? Dove? E con quali strumenti dobbiamo andare? E come dobbiamo tutelare noi la nostra salute e i nostri familiari? E come dobbiamo avere il reddito per sopravvivere? Vado alla tua domanda perché devi sapere che in questo famoso decreto del Presidente del Consiglio, quando parliamo di poco, è veramente poco, perché l'unico prestito che è stato sospeso per legge è il mutuo prima casa, ristrutturazione. Tutti gli altri prestiti al consumo, quello che vuoi, non sono stati sospesi, sono state le società finanziarie, proprio modo perché capendo che non avrebbero potuto pagare nessuno, hanno man mano contattato per evitarsi ulteriori spese per il recupero di determinate somme i propri clienti, e difatti non tutte le società lo hanno fatto, e hanno chiesto se volevano sospendere. È stata una scelta liberale da parte delle società. Siamo arrivati fino anche a questo, perché quando si dice fermi tutti, chiudete, perché dobbiamo salvaguardare per carità la salute pubblica, si deve pure pensare alle persone che restano senza lavoro e che non possono dare sostentamento alla propria famiglia.
Noi abbiamo avuto un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che ha invitato, disposto quella che era la sospensione della riscossione dei tributi locali. Bene, in provincia di Agrigento, su 43 comuni, facciamo una stima molto semplice, sì e no, si contano su due mani i comuni che hanno provveduto a sospendere. Ora, io do subito una chicca agli imprenditori e dico, bene, chiusa la fase della pace sociale, perché dovevamo prima di tutto salvaguardare la nostra salute, bene, sappiate che i sindaci, in particolar modo di Agrigento e di Favara, ai quali noi abbiamo scritto subito dopo l'uscita di questo decreto, non hanno ancora risposto e sospeso alcunché. E allora è giusto che gli imprenditori, come anche i cittadini e i consumatori, vengano tutelati da questo abuso, perché è un abuso in questo momento. Lasciamo stare altri termini più forti, perché il non fare è peggio del fare. E quindi, siccome le attività, le seconde case non sono state utilizzate per decreto perché c'è stato il divieto, oggi la Tari non va pagata, non c'è nessun presupposto per pagare la Tari da marzo in poi. Il presupposto per il servizio della raccolta dei rifiuti è l'utilizzo dei locali. Quindi, e di fatti, la stessa legge dice che sono esonerati dal pagamento quei locali che sono sprovvisti di utenze, di mobili e suppellettili, perché queste tre condizioni ti danno la prova del mancato utilizzo. Ma noi abbiamo avuto un'espressa disposizione legislativa con il decreto. Ci hanno vietato di andare nella seconda casa. Scusami Peppe, che ha inibito l'uso e di conseguenza ha fatto venir meno il presupposto per il pagamento della TAR. Quindi a questo punto iniziamo a prenderci quello che è nostro e iniziamo a rigettare le richieste illegittime che arrivano anche dagli enti pubblici che rimangono nel loro dormitorio. E in questo caso Consumer com'è che può intervenire? Noi, non abbiamo, noi sotto questo aspetto ci stiamo già riorganizzando, abbiamo avuto un'assemblea, seppur virtuale, di tutta la Sicilia giusto lo scorso venerdì e abbiamo deciso di, in quella che è diciamo, l'evoluzione della nostra associazione della tutela del consumatore, non più visto in senso stretto privatistico nei confronti delle grandi aziende, ma anche nei confronti e principalmente dei servizi pubblici, di fare uno screening a livello siciliano, Catania, Palermo, Messina, dove siamo presenti, è chiaro, non siamo presenti a Siracusa, non siamo presenti a Ragusa, ancora a Enna, in queste tre province, ma in tutte le altre province siamo presenti, stiamo facendo uno screening di ciò che è amministrativamente, con atti propri e con ordinanze proprie, hanno fatto i vari sindaci a favore dei propri cittadini. Un provvedimento a favore potrebbe essere, anziché arrivare al ricorso in commissione tributaria, certo, al contenzioso, certo. Al contenzioso, avvisare i propri cittadini che per quei mesi, almeno per quei mesi in cui il dottore Vita, il nostro parrucchiere non hanno potuto lavorare, non dovranno pagare le tasse, non dovranno pagare questa odiosa Tari per una raccolta che già lasciamo stare il servizio che lasciava molto a desiderare. Per legge, se è chiuso per legge, non produce niente. Se è chiuso, non produce niente, così come le seconde case. Io nella seconda casa non posso andare, quindi non vedo perché dovrei pagare un'imposta per qualcosa che non posso utilizzare, che tu Stato mi vieti di utilizzare. Bene, tienici informati su questo, carissimo avvocato. Allora, Guido, dicevamo, giorno 1 è un po' lontano, però vi dovete preparare, già è stato detto che bisogna lavorare in maniera un po' diversa da come eravate abituati. Vi state preparando? Se sì, come? Guido Ruggero. Allora, assolutamente sì. Dai discorsi che ti stanno facendo, ovviamente ci stiamo rendendo conto che siamo tutti nella stessa barca. Questa seconda fase, diciamo che ci sta preparando alla riapertura. La mia è lontanissima da ora.
Però siamo già pronti da tempo perché ovviamente, come ho detto prima, eravamo pronti ad aprire a metà maggio. Ci stiamo preparando con tutte le misure precauzionali per quanto riguarda il contatto con i nostri clienti. Saremo muniti di mascherine, visiere e soprattutto la sanificazione sarà, diciamo, quella la cosa principale che faremo dei nostri locali. Questo appunto mi ricollego agli amici ospiti, sarà tutto a carico nostro e quindi sarà un A carico aggravante. nostro, che vuol dire che poi magari invece che io dal mio Ancora? barbiere un taglio di capelli di pagarlo 10 No, euro devo no. pagare 12 e 13? No, Oppure penso che magari questo sarà. si potrebbe prospettare anche uno sgravio di quelle che sono le tasse che voi pagherete allo Stato? Allora, sicuramente avremo delle spese in più. E in questi mesi abbiamo continuato a pagare affitto, luce e tutto quello che ovviamente c'era da pagare, però avremo spese in più per quanto riguarda l'acquisto di guanti, di mascherine, della sanificazione, questo per tutelare i nostri clienti. Saranno gli stessi titolari che potranno, non lo so, aumentare i prezzi, questo. Però ovviamente penso che saremmo d'accordo tutti nel farlo o nel non Il farlo. minimo indispensabile, o comunque 50-50, come si dice? Penso proprio 50 di lo sì. caricate Penso voi e 50 se lo carica il cliente. Però che saranno l'importante spese in più. L'importante è noi ci auguriamo è di riaprire, che. Però poi scusa, piano scusa un po', piano. io parlo come parrucchiere, diciamo come parrucchiere per uomo, ecco, come barbiere, e Sì. naturalmente il tuo è un parrucchiere per donna. Quel luogo è anche un luogo di amicizia, no? Di stare lì, di rilassarsi un po', di godersi Bravo. magari qualche chiacchiera, di leggersi una rivista. Forse questo non Purtroppo ci anche può l'atmosfera essere. cambierà. L'atmosfera cambierà perché anche il flusso della clientela sarà diverso. Nessuno potrà sostare all'interno nell'aspettare il proprio turno, ma le clienti si alterneranno di volta in volta. Quindi diciamo che nell'ambiente saremo soltanto io o qualche assistente e soltanto le clienti. Non ci sarà più, diciamo, anche questo modo di passare le giornate in maniera spensierata. Perché tra l'altro penso che anche noi saremo, tra virgolette, un po' più concentrati sul lavoro, nel farlo e soprattutto nel poter farne di più, visto che la clientela, per quanto mi riguarda, sarà ovviamente dimezzata. E quindi Certo, magari aumenteranno anche gli orari di. con un appuntamento, con un orario Si prestabilito, lavorerà solo per per evitare magari i appuntamento. contatti diretti, certo. Si lavorerà solo per appuntamento e per quanto mi riguarda, gli orari inizieranno la mattina presto e finiranno, penso, un po' più tardi, perché nel recuperare sarà questo Certo, quello che forse siamo farò. comunque tutti un po' d'accordo che è meglio che si inizi, ecco, poi magari, come si dice, Sì, poi piano piano piano, piano. magari poi arriveranno sicuramente delle notizie migliori dal punto di vista medico per quanto riguarda magari anche il vaccino o tutte le tutele che la sanità in questo campo ci può dare. Siamo arrivati al giro finale che sarà molto ma molto stretto, ecco, quindi non preparatevi discorsoni lunghi, ma soltanto un saluto, un pensiero, un buon proposito, una frase, una citazione, insomma, per sì evidenziare il momento che stiamo attraversando, ma anche per vedere il bicchiere sicuramente mezzo pieno che ci fa bene al nostro animo. Intanto ancora c'è Unicurs con noi, pubblicità. Rieccoci allora per il giro finale con i nostri ospiti. Abbiamo parlato, insomma, veramente di argomenti importanti che non interessano soltanto le categorie che abbiamo toccato con loro, ma è tutto il nostro vivere civile, tutta la nostra società, perché bene o male un po' tutti siamo interessati a questo. Allora, Peppe Vita, quando posso venire e mi offri un bel aperitivo e godermi il tramonto meraviglioso del mare africano. Beh, tu con la scusa dei controlli puoi venire anche domani, ti offro Non dire l'aperitivo anche questo, domani, che perché poi mi siamo ascolta, non dire questo. Guarda, un attimo,
Per sdrammatizzare, per concludere, io sono, devo dire, orgoglioso di essere siciliano in questo momento, agrigentino per come hanno reagito tutti quanti i siciliani e per quello che come siamo riusciti a ribaltare l'immagine che spesso di noi si dava di un popolo con una indole poco portata all'interesse della collettività, della legalità e del resto. Abbiamo rispettato le regole. Adesso vorrei, l'auspicio è quello di poter essere orgoglioso della mia classe amministrativa. Bene, grazie. Sicuramente con te tutta la categoria della balneazione, ristorazione e del turismo in genere, la Sicilia rinascerà e magari i primi saremo noi, ecco, perché i primi clienti sicuramente saranno i siciliani delle attività e delle produzioni siciliane. Gaetano Scorsone, dodicesima festa della legalità, si inizia giorno 4, tutti siamo coinvolti. Ci aspettiamo, vi aspettiamo e vogliamo essere partecipi. Una testimonianza appunto di impegno da parte di tutti, da parte della comunità, con la consapevolezza che quello che siamo oggi, così come siamo oggi, sì, è il frutto di scelte e di decisioni fatte nel passato, ma quello che potremmo e dovremmo essere nel futuro dipende da quando sapremo esprimere e produrre a partire proprio da oggi stesso. Bene, tutti invitati allora alla festa della legalità. Guido, anche voi vi state preparando, parrucchieri, barbieri, visaggisti, insomma Sì. tutto quello che riguarda il beauty e il nostro corpo, piano piano ritorneremo belli, Siamo pronti a fruttifici, dai. ripartire. Sì, penso di poter parlare al nome di tutta la mia categoria. Noi siamo pronti, non vediamo l'ora di ripartire e di cominciare di nuovo a lavorare e sperare in un futuro migliore. Grazie per l'impegno a Consumer Sicilia, Giuseppe Di Miceli, insomma, vediamo un po' di aiutare soprattutto chi adesso ne ha più bisogno. Prima magari si faceva un po' così la divisione, questo per mangiare, questo la bolletta della luce, questo magari il prestito o questo l'altra tassazione. Adesso forse si mangia, ma ci sono tantissimi che hanno bisogno anche del pacco che dà la Caritas, che dà la Misericordia o le altre associazioni di categoria. Ma io, se mi permetti di usare un termine siciliano, do un colpo alla botte e un colpo Al al cerchio. compagno. Nel senso che chiedo alle amministrazioni locali di snellire per quanto possibile di propria competenza, con proprie ordinanze anche da parte dei sindaci, tutte le prassi amministrative e burocratiche e di aiutare tutte le attività in questo caso, perché altrimenti non ripartiremo mai, anche con degli aiuti diretti, non direttamente, se chi non è in condizione di poter dare dei fondi, di non chiederle e non chiedere quelle imposizioni che già oggi noi riteniamo ingiuste. L'altro invito lo andiamo a fare ai cittadini, ai consumatori, ai quali diciamo: attenzione, è finita l'era della corsa e di voler arrivare tutti primi. È arrivato il momento di andarci piano, di camminare distanziati in questa fase 2, dove inizieremo ad E mannaggia. uscire e a frequentare locali. Non mettiamo in difficoltà i gestori, rispettiamo noi stessi la distanza sociale, e lì è quello è l'unico reale difesa che possiamo avere. La distanza l'uno dall'altro la possiamo mantenere tranquillamente. È successo a me l'altro giorno, io sono andato a fare la spesa al supermercato, mi sento dietro una signora che correva, forse magari perché doveva tornare a casa a cucinare, quello che vogliamo. Bene, mi sono fermato, ero davanti, sono diventato il secondo, ho fatto passare la signora a distanza di garanzia per me e per lei, la signora è andata avanti, io sono uscito un attimo dopo, non è successo nulla. Così, quando andremo al bar, Dio vorrà, o dal parrucchiere, bene, rispettiamo i tempi che il parrucchiere ci darà, che il barista ci darà nell'ordine di servirci, o nella ristorazione dove andremo, comunque sia. Basta un buon senso che abbiamo già dimostrato. Attenzione, la Bene, Sicilia lo ha dimostrato, il siamo cittadino noi stessi allora i nostri primi a è venuto e lo farà. tutelarci. Siamo noi stessi i nostri primi a tutelarci. Grazie, grazie Giuseppe. Alfonso Buscemi, l'ultimo pensiero al 1º maggio, la festa dei lavoratori che non lavorano, mannaggia, o almeno non tutti lavorano.
Abbiamo parlato di lavoro e di sviluppo. Non ci può essere sviluppo e quindi non ci può essere lavoro senza la legalità. Allora approfitto di questo spazio finale per dare l'adesione piena e convinta alla manifestazione che si svolgerà dal 4 maggio per la legalità, un apprezzamento al dottore Scorsone e tutti quanti aderiscono, partecipano e contribuiscono per mettere in campo queste iniziative di sensibilità, perché abbiamo bisogno di legalità per farle sviluppare il nostro territorio e fare crescere quindi il lavoro con i lavoratori che necessita poter la mattina andare tranquillamente a lavorare. Bene, un quadro d'insieme allora per salutare i miei graditi ospiti e naturalmente salutare e ringraziare il mio pubblico che sono sicuro è sempre presente nella mia trasmissione. Peppe Vita di Oceano Mare, Gaetano Scorsone, Festa della Legalità. Guido Ruggero e il suo bellissimo hairstyle, e poi Alfonso Buscemi, la CGIL, e Giuseppe Di Miceli e con Consumer, e naturalmente il pubblico di TVA e di Target. Grazie a tutti e buona serata.